Buona serata dal telegiornale di Imperia TV. Oltre 2 milioni di euro sono stati destinati dal Fondo Unico per la Giustizia ai comuni costieri che hanno aderito a progetti di potenziamento dei controlli sulle spiagge. In Liguria riceveranno sostegno pubblico Diano Marina, Alassio, Finale Ligure e Loano. Sentiamo. 2 milioni e 500 mila euro è l'ammontare dello stanziamento proveniente dal Fondo Unico Giustizia che sarà corrisposto ai 54 comuni rivieraschi a vocazione turistica che hanno presentato progetti idonei per il piano Spiagge Sicure Estate 2018. I progetti riguardano principalmente l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, il pagamento di straordinari, l'acquisto di mezzi e attrezzature da fornire al personale dei comuni per il contrasto all'abusivismo commerciale e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. In Liguria hanno ottenuto i finanziamenti i comuni di Alassio, Finale Ligure, Loano in provincia di Savona e Diano Marina in provincia di Imperia. Le proposte progettuali erano state presentate in prefettura e approvate dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il massimo finanziabile è di 50.000 euro per ogni comune. Dopo l'alluvione che nel 2014 aveva colpito la piana di Albenga, diversi agricoltori e aziende agricole erano stati duramente danneggiati. Dopo quasi 4 anni, però, stanno ancora attendendo i risarcimenti, il servizio. A quasi 4 anni dall'alluvione del 2014, gli agricoltori della piana di Albenga stanno ancora aspettando i risarcimenti di 9 milioni e 500 mila euro tramite il Dipartimento della Protezione Civile. Nelle campagne di Albenga e Ceriale, i danni causati nel mese di novembre furono particolarmente ingenti, in alcune zone distruggendo anche le serre. Il tempo sta trascorrendo e la memoria di molti sta dimenticando quei danni, dichiara il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Savona, Mirko Mastroianni. Come ribadito più volte, in questi quasi 4 anni, le somme che sono state faticosamente messe a disposizione per i risarcimenti alle aziende agricole dal Fondo di Solidarietà Nazionale e pagate dalla Regione sono state esigue ed insufficienti per risollevare gli agricoltori. Il ritardo e la mancanza di risposte tempestive in alcuni casi hanno addirittura portato alla chiusura di alcune aziende. Auspichiamo che ora il Governo metta in agenda gli impegni precedentemente assunti e provveda allo stanziamento dei fondi spettanti anche a favore degli agricoltori danneggiati. I danni agricoli della Liguria, conclude Mastroianni, devono essere inclusi nelle delibere del Consiglio dei Ministri che autorizzano le ordinanze sui fondi della Protezione Civile. È morto Cristiano Sapienza, 76 anni, storico socio della Rarinantes Imperia. Sapienza era rimasto vittima di un grave incidente a Ponti di Nava lo scorso 8 aprile. Lui e la moglie erano stati investiti da un'auto e Sapienza era stato ricoverato in gravi condizioni al CTO di Torino, ma purtroppo non si è più ripreso. Era in mare per una nuotata quando è stato colto da un malore purtroppo fatale. Protagonista della tragedia avvenuta ieri ad Armatiraggia, un indiano di 34 anni, residente nel Bresciano, che si trovava in uno stabilimento balneare. Il ragazzo si è accasciato quasi subito dopo il suo ingresso in acqua. Nonostante l'immediato intervento del bagnino e l'immediata chiamata al 112, all'arrivo del personale sanitario e della guardia costiera, l'uomo era già deceduto. Le testimonianze raccolte e la chiarezza della dinamica dei fatti hanno permesso alla Procura della Repubblica di Imperia di mettere la salma dello scomparso subito a disposizione dei familiari presso l'obitorio dell'ospedale di Sanremo per le esequie. Dopo le critiche dell'opposizione per l'accordo sulla vendita delle azioni Autofiori in possesso del comune di Imperia, è giunta la replica dell'assessore al bilancio di Palazzo Civico. L'assessore difende l'operato del sindaco Claudio Scajola. Sentiamo. A proposito delle dichiarazioni dei consiglieri Abbo e Verda sulla vendita delle azioni dell'autostrada dei Fiori da parte del Comune di Imperia, l'assessore al bilancio Fabrizio Giribaldi, in una nota, ha precisato che il valore del patrimonio netto della società da prendere in considerazione per determinare il valore unitario di ogni azione non è quello indicato da Guido Abbo di oltre 466 milioni, che comprende anche gli utili di esercizio già pagati ai soci, ma 421 milioni al netto degli utili. La quota di pertinenza del Comune di Imperia per il suo 0,877 7% è quindi pari a 3 milioni e 700 mila euro e non oltre 4 milioni come dichiarato dagli esponenti di opposizione. Per l'assessore Giribaldi quindi il prezzo spuntato dal sindaco Scajola di 5 euro e 30 centesimi per azione è ben superiore sia al valore patrimoniale sia a quello di 5,12 indicato come base d'asta nel 2016, peraltro andata deserta. Per Fabrizio Giribaldi quindi non solo si rispettano i dettami della legge del decreto Madia, ma viene garantito al bilancio del comune di Imperia
che altrimenti sarebbe stato messo in crisi dalla mancanza di oltre 3 milioni e mezzo di euro. Una storia che affonda le sue radici in oltre 2 anni di rapporti di cattivo vicinato che nel corso del tempo hanno riguardato vicendevolmente le due famiglie residenti in Caramagnetta, frazione di Imperia. A farne le spese è stato un 63enne di origini pugliesi, aggredito dal 67enne vicino di casa, originario di Cosenza, a scatenare la violenza una lite per questioni di passaggio con l'auto lungo la strada. Il 67enne ha colpito il vicino prima con dei pugni e poi con una sbarra di ferro trovata in strada. La vittima si trova ora ricoverata al Santa Corona di Pietraligure in prognosi riservata. Ferita in modo più lieve anche la moglie, che ha cercato di intervenire in difesa del marito. L'aggressore è stato denunciato per reati di lesioni e danneggiamento. La violenta rissa è scoppiata in un centro di accoglienza e assistenza per migranti in via Nicolò Berio, a Imperia. Una ventina di persone coinvolte, di cui 4 rimaste ferite. Tra queste ultime anche un'operatrice del centro che ha invano cercato di calmare gli animi. Per sedare la lite sono dovute intervenire diverse pattuglie di polizia e carabinieri e 2 feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso. L'avvocato Alberto Pezzini è il primo candidato ufficiale alla carica di sindaco di Sanremo per le prossime elezioni amministrative del 2019. Pezzini è in lista con Sanremo Futura. Sentiamo le sue dichiarazioni. Elezioni comunali 2019, l'avvocato scrittore Alberto Pezzini è ufficialmente candidato a sindaco con la lista Futura Sanremo. Perché ha detto di sì? Perché arrivato a 50 anni e vedendo le condizioni in cui si trova la nostra città, che è bellissima, per me resta la più bella città del mondo, ho deciso di candidarmi. Lei ha le idee molto chiare per questa città? Poche ma chiare. Abbiamo un programma essenziale fatto di pochi punti importantissimi: ambiente, educazione, sicurezza e soprattutto anche l'immondizia. E poi naturalmente abbiamo un grandissimo impegno. Non faremo promesse. Questa sarà la vera novità del nostro programma. Secondo lei Sanremo va cambiata? I punti, diciamo, che vi stanno a cuore sono Amaie, Area 24, l'immigrazione, l'abusivismo commerciale? Faccio solo un esempio in modo tale da farmi capire. Noi abbiamo una pista ciclabile straordinaria, bellissima. Una, diciamo, lingua di asfalto molto lunga sul mare. Mi spiegate come è stato possibile riuscire a realizzare un debito di 19 milioni di euro per la gestione di una strada? È un punto interrogativo, è un dubbio amletico, però questo dubbio amletico dovremo cercare in qualunque modo di risolverlo. Alleanze in vista? Siamo stati, diciamo, corteggiati, ma credo che noi correremo assolutamente da soli. Noi non dobbiamo favori a nessuno. Ripeto, non siamo in grado di fare promesse, siamo in grado di ascoltare chiunque, ma abbiamo molto chiare le nostre idee. Il futuro di Sanremo lei come lo vede? Difficile. Io è perché siamo in una condizione critica, la città è sotto gli occhi di tutti, è in una condizione veramente difficile, siamo secondo me arrivati a capolinea. È per questo che io insisto a dire, non siamo in grado di fare promesse, io naturalmente non sono Winston Churchill, ma l'unica cosa che mi senta francamente di promettere sono lacrime e sangue. Una ricostruzione difficile ma necessaria. Un programma, insomma, che deve piacere a tutti? Non piacerà a tutti, naturalmente. Le cose difficili non piacciono mai, però sono quelle più veritiere, sono quelle dove l'impegno rifulge maggiormente. Come affronterà, insomma, i prossimi mesi? Con una grande serenità, un grande impegno. Cercherò di riposarmi tantissimo nel mese di agosto, perché da settembre bisogna correre. I vigili del fuoco di Savona sono intervenuti questa mattina sull'autostrada per un tir uscito fuori strada e precipitato nella via sottostante il viadotto autostradale nei pressi dello svincolo di Albissola. L'autista è stato estratto dal mezzo e portato in ospedale. Il traffico ha subito inevitabili ripercussioni. Adesso facciamo una breve pausa, ci sentiamo tra poco. Sempre
sempre più turisti scelgono la Liguria come meta per le proprie vacanze, non solo per la bellezza dei luoghi, ma soprattutto per il buon cibo. È quanto emerge dai dati diffusi da Coldiretti Liguria. Sono oltre 1.700.000 i turisti stranieri che da gennaio a maggio 2018 hanno scelto la Liguria come meta delle proprie vacanze, attirati dalle bellezze paesaggistiche e artistiche del territorio e dal buon cibo che contraddistingue la nostra regione. È quanto afferma Coldiretti Liguria su dati dell'Osservatorio Turistico Regionale alle soglie di agosto, dove l'alta stagione farà registrare in molti luoghi il tutto esaurito. Turisti italiani ma anche stranieri che stanno preparando i bagagli per trascorrere le proprie vacanze lontano dal caos e dal caldo delle città. C'è chi sceglie il mare, chi la montagna e chi la campagna, ma nessuno di loro si lascia sfuggire la possibilità di gustare del buon cibo. Infatti, come emerge da un'analisi della Coldiretti, a pesare maggiormente sul budget della vacanza nel paese del Made in Italy è la voce cibo, con gli stranieri che spendono quasi il doppio rispetto all'alloggio per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi, ma anche per lo street food o le specialità enogastronomiche. La Liguria, affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, è una terra dove a pochi chilometri di distanza si ha il mare e la montagna e si riesce ad accontentare e far vivere una vacanza indimenticabile. Anche nella nostra regione sta prendendo sempre più campo il cosiddetto turismo enogastronomico, che ripercorre la storia locale sul gusto delle ricette tramandate da generazioni e custodite gelosamente nei piccoli borghi. Particolarità della Liguria è che si trovano anche i primi Fisher Chef d'Italia, dove grazie alla formula dell'ittiturismo è possibile gustare dell'ottimo pesce a miglio zero, venduto direttamente dalla barca. Bilancio positivo anche per il turismo in provincia di Cuneo, sia per quanto riguarda l'inverno che i mesi di giugno e luglio. Lo ha evidenziato ai nostri microfoni il direttore di ATL Cuneo, Paolo Bongioanni, che ha parlato di un inverno migliorato per le presenze nelle stazioni sciistiche e di un'estate che sta portando grossi risultati, soprattutto grazie ai turisti stranieri. Sentiamo. Il primo semestre chiaramente si chiude al giro di boa del mese di luglio col sorriso. Abbiamo avuto il miglior inverno come presenze, nonostante alcuni weekend di neve e non di sole, abbiamo il miglior inverno per quanto riguarda i numeri delle presenze dei biglietti staccati nelle stazioni sciistiche. L'estate, pur con questa alternanza di meteo, è un'estate che ci sta portando dei grossi risultati, soprattutto dal mercato estero. Abbiamo una presenza molto alta di tedeschi, austriaci e olandesi e questo fa ben sperare per un mese di agosto che, se ripeterà i numeri dello scorso anno, sarà un mese da record. Se andrà ancora oltre, allora ci farà chiudere la stagione con un grande sorriso. Prosegue a Cervo il Festival Internazionale di Musica da Camera. Il 1 agosto alle 21.30 sarà la volta del quintetto di fiati del Teatro Carlo Felice di Genova, come ci ha spiegato il direttore artistico Walter Norzi. Prosegue il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, giunto alla 55esima edizione. Walter Norzi, adesso 1 agosto sarà la volta del Teatro Carlo Felice. Ma io penso che sia un appuntamento importante per la nostra regione. Questo è frutto anche proprio di una convenzione che abbiamo siglato quest'anno dopo un periodo, diciamo così, di fidanzamento, quindi una convenzione triennale dove avremo il meglio della Fondazione del Teatro Carlo Felice a Cervo. Ecco, tra l'altro quest'anno un quintetto di fiati con l'accompagnamento anche della pianista del Carlo Felice, la Valentina Messa, quindi con anche un ricordo particolare a delle musiche di Rossini, visto che questo è l'anno in cui si ricorda Rossini. Ecco. Questa sarà una giornata anche molto particolare, perché è una delle giornate nelle quali il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, collabora con noi e direi che è anche decisamente significativo questo passaggio, perché loro collaborano con noi su Cervo, faranno anche una visita guidata a Cervo e successivamente questo meraviglioso concerto che verrà prodotto appunto sulla Piazza dei Corallini. Quindi ritengo un appuntamento di interesse e vi aspettiamo quindi numerosi. Grazie. Torna mercoledì Integrabilmente in Mare, iniziativa di promozione delle attività in mare all'insegna dell'integrazione per persone con disabilità. La manifestazione è stata presentata stamani a Palazzo Bellevue a Sanremo. Vediamo.
Integrabilmente in mare, evento organizzato dalla Polisportiva Integrabili, è una giornata di promozione delle attività in mare all'insegna dell'integrazione. Sì, il 1 agosto ci sarà questo evento, sarà già il terzo anno che organizziamo Integrabilmente in mare. E ci sarà la possibilità di svolgere delle attività, delle prove della vela e della canoa grazie alla collaborazione della Lega Navale di Sanremo e della Canottieri di Sanremo. Avremo un gruppo di ragazzi della scuola estiva e degli atleti soci di Imperia che in contemporanea proveranno sia la vela e sia la canoa. È importante per noi poter far svolgere questa attività col quale noi collaboriamo con queste associazioni tutto l'anno, perché comunque l'elemento acqua è un elemento fondamentale per i nostri ragazzi, perché li rende felici e li rende molto liberi. E quindi poi in una città come Sanremo, con il mare e tutto quanto, è importante, anche perché notiamo che queste attività piacciono tanto. E poi ci sarà comunque sempre la possibilità di dare un premio, un riconoscimento ai nostri bambini partecipanti, e poi al termine ci sarà un rinfresco offerto dalla polisportiva, e in contemporanea alle due prove ci sarà anche la immersione nel quale parlerà Mirko Soleri, il quale spiegherà meglio in che cosa consiste questa attività. Niente, questo evento parte proprio da uno stimolo della Capitaneria del Porto di Sanremo, nel nome del comandante Pierpaolo Danieli, che ha visto la nostra attività e ha chiesto una collaborazione, e i suoi sub 3 anni fa sono stati l'input per questo tipo di attività. Noi pratichiamo la subacquea da 7-8 anni a Sanremo, abbiamo brevettato tantissimi ragazzi, sia normodotati che con disabilità. Andremo alla Capo dell'Arma, laddove è stata posizionata una fanciulla con un fiore dedicata al nostro amico Rudy Crespi, che è mancato pochi giorni prima del suo matrimonio. Noi andiamo volentieri in questa situazione perché comunque è un posto fantastico. Saremo lì con ragazzi invitati da tutta Italia. Abbiamo dovuto tagliare purtroppo perché non abbiamo la logistica per accogliere tutti, ma sarà il nostro ospite un Don Claudio Campa e un ragazzo down, un ragazzo ipovedente. E faremo un'immersione con la Guardia Costiera, con dei carabinieri subacquei. Promossa dall'Associazione Polisportiva Dilettantistica Integrabili per promuovere le attività in mare per persone con disabilità. L'Associazione Integrabili svolge su Sanremo, ma direi non solo su Sanremo, su tutto il nostro territorio, un ottimo lavoro. L'ottimo lavoro è quello anche di vedere la realtà integrabilmente. Integrabili significa integrare il ragazzo normodotato con il ragazzo che ha qualche disabilità. Questo è l'obiettivo principale, credo che riescano proprio bene in questo. Lo sport, diciamo, è fonte di integrazione a 360 gradi, in particolare per merito dell'Associazione Integrabili di Sanremo viene diffuso in modo veramente capillare anche ai ragazzi, alle persone che hanno qualche disabilità. L'evento di mercoledì prossimo è un evento particolare, giunge già alla terza edizione, è abbastanza unico nel panorama degli eventi sportivi e fa sì che i ragazzi possano prendere contatto con attività marine sia subacquee, che diciamo che è quella prevalente, ma sia anche di tipo vela, canottaggio, canoa, che sono tutte attività che nella nostra città hanno delle associazioni di alto livello che quindi possono permettersi anche di integrare i ragazzi e quelli meno giovani che possono svolgere queste attività sportive. Tanto pubblico e tanti turisti a Villa Viani nelle giornate di sabato e domenica scorsi per la sagra delle lumache e degli spiedini. Due serate di festa dedicate alla cucina tipica ligure che si confermano un successo anno dopo anno. Grande successo di pubblico a Villa Viani nell'entroterra di Imperia per la 41esima edizione della sagra delle lumache e degli spiedini. Un appuntamento che si ripete ormai da anni, continuando ad attirare numerosissimi turisti e non solo, che hanno la possibilità di gustare i piatti tipici e godere allo stesso tempo della bellezza del paese, tutto da scoprire.
La Proloco del paese ha lavorato incessantemente e tutte le materie prime sono state cucinate fresche in giornata sul posto. Le tipiche lumache di Villa Viani, preparate secondo una ricetta locale tramandata con passione, si confermano una prelibatezza e anche gli spiedini, sapientemente cucinati, non sono da meno. Ampia la scelta anche tra antipasti, primi piatti e contorni, tutti di cucina tipica ligure, dai fiori ripieni alla pizza e molto altro. Diversi poi i dolci proposti, dalle bugie alla crostata, dal budino alla torta con pinoli alla ligure. Ad allietare le serate di Villa Viani anche la musica, con danze e balli per tutte le età. Insomma, un evento imperdibile dell'estate imperiese, che acquista sempre più successo tra giovani e meno giovani. Ieri, oggi e domani, sempre felici a Villa Viani. Michele Graglia, ultramaratoneta 35enne ponentino, è entrato nella storia vincendo la Badwater 135, la gara di ultra più impegnativa ed estrema del mondo. Direttamente dalla California, Graglia ha mandato un saluto a Imperia TV, raccontando la sua incredibile gara. Sentiamo. Ciao a tutti gli amici di Imperia TV. Sono appena rientrato nella mia Los Angeles dopo questa esperienza straordinaria proprio nella Valle della Morte, qui nel deserto del Mojave in California, dove pochi giorni fa si è disputata la Badwater 135, che è considerata la gara più estrema al mondo, la gara più dura al mondo. 135 miglia, 217 km di corsa attraverso il posto più caldo del mondo. Abbiamo raggiunto temperature di 53 gradi durante il giorno e una leggera brezza notturna che ci ha portato a 46-47 gradi, ma nonostante chiaramente le condizioni estreme è stata un'esperienza che devo ancora realizzare, un'esperienza che è stata così intensa, così forte, così significativa anche a livello personale, perché come abbiamo già avuto occasione di parlarne in passato, nel 2016, ero già stato ai nastri di partenza e purtroppo per vari problemi fisici non ero riuscito ad avere la prestazione che avrei voluto, e quindi quest'anno ritrovarmi alla linea di partenza e avere un'altra opportunità per potermi esprimere, per poter vivere l'esperienza che volevo, per vivere l'avventura che volevo, è stato un privilegio. E quindi diciamo, dopo tanti mesi di preparazione, di dedizione, di fatica, chiaramente è stata poi la celebrazione di un sogno. La gara chiaramente è stata una fatica incredibile, però cerco sempre di dividere il dolore dalla sofferenza, sono due cose diverse, e a livello mentale c'è stata una presenza molto, molto rilassata, molto naturale. È successo, in un certo senso è il risultato che volevo, anche se non lo dico mai, però chiaramente sono quelle cose che non ti aspetti finché non succedono. È stata una battaglia tutto il giorno con grandissimi altri campioni, grandissimi corridori, tra vecchi vincitori come Pete Kostelnik, come Harvey Lewis, come il messicano Oswaldo Lopez e tanti altri. Quindi è stata proprio un'esperienza che mi ha cambiato sicuramente, ma sono enormemente privilegiato di averla potuta vivere in pieno e di essere riuscito a portare a casa questo grande risultato. Primo italiano ad averla vinta, e quindi questa è un'altra ciliegina in più sulla torta. E detto questo, vi mando soltanto un grande saluto
Grazie a tutti quelli che hanno seguito, perché le parole di supporto e l'energia che mi ha circondato è quello che mi ha dato appunto la forza di spingere anche nei momenti più duri. Quindi un grazie a tutti, un grande saluto e a presto. Adesso i Via Eventi e poi i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. Al momento del quadro meteo. Domani, martedì 31 luglio, giornata stabile con cielo sereno sull'intera regione, salvo temporanei addensamenti nelle ore centrali e sui rilievi, dove non si escludono deboli isolati rovesci. Temperature in ulteriore aumento, umidità su valori medi, venti in prevalenza deboli a regime di brezza, mare in calo, da poco mosso a quasi calmo. Dopodomani, mercoledì 1 agosto, al mattino cielo sereno su tutta la regione, al pomeriggio infiltrazioni instabili in quota favoriscono lo sviluppo di temporali al più moderati sui rilievi. Non si escludono locali sconfinamenti sulla costa, dove però prevalgono cieli sereni, salvo qualche velatura in transito, le temperature si mantengono oltre i valori stagionali. Umidità su valori medi, venti in prevalenza deboli a regime di brezza, mare poco mosso o quasi calmo. Il telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito imperiatv.it e sulla nostra pagina Facebook. Buona serata! Aggredita l'atleta azzurra Daisy Osaka, è razzismo. Mattarella, i migranti sono i nuovi schiavi. FS, nuovi vertici, Battisti AD e Castelli presidente. Aggredita nella notte a Moncalieri la campionessa italiana di lancio del disco Dani Osakwe. La 22enne italiana, figlia di genitori nigeriani, è stata colpita al volto da un lancio di uova mentre attraversava la strada. È razzismo, ha denunciato l'atleta. È una zona dove ci sono prostitute di colore. A mio avviso credevano fossi una di loro. Quando ci renderemo conto, ha esortato, che la situazione è inaccettabile. Daisy dovrà essere operata all'occhio per la lesione della cornea. Terreno agevole per nuove forme di schiavitù è il fenomeno migratorio. Migliaia di persone disperate vengono sfruttate da ignobili trafficanti di esseri umani che li avviano a un futuro di sopraffazione. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. Nessun paese, ha avvertito il Capo dello Stato, è immune da questa sistematica violazione della dignità umana e nessuno deve avere la tentazione di guardare altrove.
Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato, nuovo addio Gianfranco Battisti, mentre Gianluigi Castelli è il nuovo presidente. Ad annunciarlo sul Facebook è stato il ministro delle Infrastrutture Toninelli. Alla faccia di chi ci accusava di voler occupare le poltrone, ha scritto il ministro, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all'azienda. Le squadre di soccorso stanno tentando di raggiungere gli oltre 260 escursionisti rimasti intrappolati sul vulcano Rinjani in Indonesia a causa delle frane provocate dal terremoto di domenica. Nel sisma di magnitudo 6,4 sono morte almeno 14 persone, oltre un migliaio le abitazioni distrutte. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito. Arrivederci.